Margherita della Metola. Un momento di solennità, tante le autorità, due diocesi insieme per un momento davvero significativo che guarda al futuro, guarda questa donna che potrebbe appunto rientrare come santa. Sì, è stato veramente un momento molto bello e la partecipazione numerosa ci ha fatto capire come la gente è attenta ed è piena di devozione verso questa beata e quindi segue con molta affezione il cammino di questa di questo periodo contrastato dal Covid, però non si è fermata, la gente è venuta molto numerosa e noi siamo molto contenti perché quando si organizzano queste cose poi non si sa cosa succederà perché c'è sempre l'incertezza, invece la gente ci ha dato una bella risposta. Sua Eccellenza Domenico Cancianni, il Vescovo di Città di Castello, qui a Mercatello proprio nel segno di una unione che c'è tra queste due città, tra due diocesi, nel segno di un passato davvero storico, proprio per celebrare questo momento. Sì, un passato glorioso che unisce le nostre due diocesi, Città di Castello e Urbino, almeno con due sante che sono nate qui e fiorite a Città di Castello. Mi riferisco quindi alla Beata Margherita che sette secoli fa moriva a Città di Castello dopo appunto aver vissuto l'infanzia qui e poi mi riferisco a Santa Veronica che è nata qui e a 17 anni è arrivata a Città di Castello e ha passato 50 anni nel monastero delle Cappuccine di Città di Castello. Due sante che uniscono queste due chiese e ancora prima abbiamo San Crescentino perché Crescentino è l'evangelizzatore dell'Alta Valle del Tevere e poi nell'anno 1050 più o meno il Vescovo di Città di Castello ha concesso le reliquie di San Crescentino a Urbino che è patrono appunto della diocesi di Urbino. Resto commosso perché a distanza di sette secoli, riferendoci alla Beata Margherita, ecco, la sento molto attuale. Io stasera ero commosso, ma ho visto che anche la gente era commossa e mi chiedevo come mai, ecco, la gente possa sentire una persona che ha avuto un sacco di problemi, che è distante sette secoli e che la sente vicina. Questo per me è il fascino di una santità che è sempre attuale. Soprattutto perché i santi hanno fatto i conti con le sofferenze ancor più di noi e meglio di noi. E in tempi di sofferenze come questo abbiamo bisogno di questi esempi.